La Gelbison si presenta nella quinta giornata, reduce dalla brillante vittoria sul campo del Biancaville, rimane in scia delle due capoliste Cavese e Portici, affronta il Messina FC che nello scorso anno ha conteso proprio alla Gelbison il secondo posto nella Serie D, entrambe poi non sono riuscite ad ottenere il salto in Serie C. Non è più lo spauracchio la squadra dello Stretto rispetto allo scorso anno, infatti naviga nei bassi fondi della graduatoria con un solo punto e nessuna rete segnata, mentre la Gelbison, come dicevamo, è nella parte alta della graduatoria e presenta l'ultimo innesto, Jonis Koris in grande spolvero, decisivo nelle ultime due partite. Proverà a fare il tris anche in questa gara che si gioca al Morra. Intanto la formazione del presidente Puglisi ha preso un altro calciatore under nelle ultime ore e si è assicurato le prestazioni del centrocampista esterno Antonio Fois, arrivato dalla Lamezia. Invece il Santa Maria, dopo il buon punto con il Forte Paternò, affronta la trasferta di Cireale, formazione questa che non ha giocato con il Trapani perché è interessato da calciatori alle prese con il Covid. E i giallorossi cilentani, consapevoli della forza degli avversari, vanno a giocare certi di poter essere alla pari dei siciliani e con un Maggio che ha già realizzato due reti e va a caccia di un'altra marcatura per regalare punti alla squadra di Nicoletti. Invece in eccellenza si gioca la quarta giornata e la partita più importante vede di fronte la Scafatese capolista contro l'Agropoli, insomma due big che si contendono anche il salto in Serie D. Una giornata che invece parte con alcuni anticipi, tra cui quello dell'altra big, il San Marzano. Intanto gioca in trasferta anche la Virtus Cilento, che naviga a 0 punti in questo raggruppamento. Con l'anticipo di ieri è partito anche il campionato di Serie A2 e del calcio a 5, mentre oggi gioca lo Sporting Sala Concellina, che debutta in casa contro l'Active Network, formazione di Viterbo.